Bentornati oggi su Radio Wine Design, è il format che parla di vino ed oggi siamo stati invitati dalla Tenuta Baroni Campanino, e per questo ringraziamo tantissimo, per la presentazione delle due nuove etichette dell'azienda, il Grechetto in Purezza e Sangiovese in Purezza 2017 e 2018. Oggi siamo in compagnia di Andrea Caracciuolo, ringraziamo, amministratore tecnico dell'azienda, quindi grazie veramente per questo invito. E io parlerei subito dell'aspetto anche comunicativo, che oggi molte aziende di viticoltura stanno cercando di riuscire a implementare, e parlando anche delle etichette dell'azienda, di qual è la scelta di design di queste nuove etichette rispetto alla loro linea tra virgolette tradizionale, e di come va oggi il mercato della comunicazione. Grazie Andrea. Prego. E ti lascio parola. Grazie. Allora, premetto che vengo da un mondo prettamente tecnologico legato alla comunicazione, quindi ho trascorso più di 10 anni nel settore, lavorando con importantissimi brand, quindi sempre a contatto con ciò che è l'importanza dell'esporre e di valorizzare l'artigianalità. Perché poi, se andiamo a parlare del lusso, una cosa molto importante, una cosa che è sempre un cuore nel valore, è far vedere che dietro ogni cosa c'è una persona che effettua a mano, con passione, un lavoro. Assolutamente sì. Quindi questo è anche trasferibile immediatamente poi in quello che poi è il mondo del vino. E quindi, da quando ho iniziato questa passione nel mondo enologico, partendo da un perfetto ignorante, quindi sì, permetto che... Ma tutti partiamo dallo stesso, esatto, livello. Ho studiato, devo dire, mi sono messo a studiare. Sei preparato, finito, bevendo tantissimo. Esatto, esattamente, ma in abbondanza, quindi con tante referenze, diverse possibilità, però a parte questo, poi su ciascuno ti permette comunque di avere un'esperienza e di, come si dice, e di arrivare poi a definire quello che è un focus di ogni, sì, cosa, no? Perché poi dietro ogni storia di successo, per quello che ho visto, alla fine ci sono delle idee chiare e dei valori chiari. Sì. Il resto, diciamo, resta, può essere una meteore, va e se ne e va via allo stesso tempo, cioè come è andata. Infatti poi quello che sono i nostri territori, il luogo e la tenuta che amministro, sostanzialmente ci differenziamo per una cosa centralissima. Allora, innanzitutto siamo sugli 700-800 metri. Tutti i vitigni sono circondati da un bosco, sì, quindi sono tanti piccoli vitigni, come fossero ognuno come tanti feudi della natura, sì, dove al centro c'è un vitigno. Siamo dentro il Parco Nazionale del Subasio, siamo in un luogo dove non ci sono né polveri sottili né ogni forma di inquinamento, e pertanto naturalmente, se si cura e si valorizza la natura, esce qualcosa di ottimo. Di ottimo. Perché oggi purtroppo quello che ci ha abituato la storia, l'epoca, il grande processo di industrializzazione che abbiamo avuto è stato quello di dire scienza, fine a se stessa, studio, prodotto, ripetizione del prodotto, ma perdendo il valore nutritivo delle sostanze. E non intendo un valore nutritivo dal punto di vista, come si dice, riconosciuto medico classico, perché quello è insindacabile e assolutamente, certo, corretto. Però ogni prodotto, ogni cosa in più, in qualche è modo, secondo ciclo, me, trasferisce il suo ciclo e la passione di chi ci sta dietro di quello che viene fatto. Quindi da qui emerge la prima cosa che, passando ore e ore, forse giorni e mesi nel ragionare su quello che può essere un design che riguarda quello della nostra etichetta, perché, esatto, di quello che vi rappresenta. Perché poi il prodotto che produciamo qui, parliamo di un prodotto che mira alla sostenibilità, tutto fatto con le cose locali, quindi le parti locali, e quindi tutto quello che nasce dalla natura e dal resto, ecco, esattamente, senza nulla di aggiunto, alla fine, se curato con la sapienza di artigiani, di persone che sanno tutto il processo, quindi parliamo di una scienza applicata alla natura, okay, non una scienza mira all'elemento chimico, okay, quindi anche tutto quello che poi avviene in vigna, no? Mira a far crescere le piante con i suoi stessi prodotti, vedi dal sovescio, tutto quello che viene fatto all'interno della vigna. Si ottiene un prodotto che ha delle qualità eccezionali semplicemente con le cose che nascono in questo territorio. Quindi la parola chiave che è stato sempre di questo è stata la purezza
e la naturalezza. Ora, cos'è la cosa più pura e candida che esiste? Come primo elemento, viene prima ancora di ogni segno. È la luce, il Il bianco. bianco, assolutamente sì, la cosa Quindi che mi da veniva in qui mente, sì. C'è nasce l'idea di fare un'etichetta dove ha la linea base che ha un un bianco. bianco. Quindi il bianco, che è l'elemento predominante, questo che vedete qui adesso è il vino che ha che è la linea chiamata superiore rispetto alla linea di base. La linea di base, per esempio, l'etichetta è completamente bianca, è un tessuto bianco pronto, disponibile anche a essere riempito, ma anche mentalmente, perché tu quando lo guardi c'hai il vuoto e il tuo vuoto poi è la tua proiezione di quello che hai nella tua mente, no? Quello che hai Rispetto a... Esatto, ti degustato. lascia uno spazio a te stesso. Quindi premesso che questo sarà la linea comune di tutte le bottiglie, quindi il candido, il bianco e così, arriviamo a queste dove invece abbiamo voluto dare un segno, e un segno ben studiato che rappresenta il tono del vino. Cioè, nel bianco l'evoluzione di queste linee che crescono, anche di queste del rosso, rappresentano proprio anche l'evoluzione del sapore mentre assaggi questo vino. Perché se tu inizi prima a odorarlo, sentirai per esempio nel rosso uscire un bouquet straordinario, degli odori intensi che ti catturano, no? E quindi Assolutamente ti sì. portano subito in alto, no? Come vedi infatti l'etichetta che ha una curva, Un no? Molto andamento verso alta, l'alto, molto molto alta, dinamica, esatto, immediato. immediato e come ho detto prima mi ricorda molto le opere del Fontana, no? Questi Esatto. graffi che hanno comunque un racconto dietro, una dinamicità, un movimento che è il movimento stesso della natura, possiamo dire, che è in continua vitalità, in continuo muoversi, anche magari in armonia con l'uomo che va ad interagire con la natura in modo non artificioso, non grazie all'uso di materiali sintetici o di chimica, ma in modo assolutamente quasi come un'armonia in un concerto, no? In modo naturale, Esatto. l'incontro tra l'uomo e la natura. Esatto, infatti, come tutti sapete, o penso sappiate, che le emozioni sono strettamente legate all'olfatto, tanto che i recettori olfattivi arrivano direttamente al cervello limbico, che è la parte che regola le emozioni. Infatti, quando tu hai un odore deciso, forte, Hai un intenso di ricordo di frutto, arriva qualcosa. immediatamente un overtone a quello che è la tua troposidenialità della vita. C'è un momento di stasi, hai questo odore, tac, hai un momento di enfasi in questo qui. Di enfasi. E il rosso infatti porta l'etichetta, porta una vetta subito alta con una stazionarietà in alto, come Come vedete, no? E vedete. questo qui ti tiene già un suo livello. Poi quando lo degusti ha una fortissima persistenza questo vino, quindi Assolutamente sì. è un vino da un carattere deciso, infatti anche ottimo con certi cibi, lo spiegheranno i nostri esperti, la cantina. Però tutto ciò ti porterà a tenere un certo tipo di segno, che un po' abbiamo cercato di rappresentarlo sul bianco, il crescere di questa Anche parte. perché parliamo di Sangiovese e di Crechetto che hanno comunque un potere evolutivo molto, molto importante, soprattutto per il Sangiovese, quindi un vitigno che con il tempo va a trovare il suo equilibrio, la sua maturità. Tra l'altro noi ci troviamo, non so se sei riuscito a vedere, sul Parco Nazionale Monte Subasio, quindi immersi nella natura, anche per quanto riguarda la letteratura, no? Ricordiamo San Francesco d'Assisi, cioè l'emblema dell'incontro tra l'uomo, gli animali, e la natura stessa. E tra l'altro lui, un grande fautore, ancora non c'era l'idea, però lui era, lo possiamo dire, un uomo moderno della sostenibilità e quindi della semplicità. Semplicità, una semplicità sostenibile, Ecco, sostanzialmente, il che è design attualissimo, e il esatto. packaging delle nuove bottiglie, cioè semplicità, sostenibilità e anche una interpretazione, possiamo dire, empatica, sentimentale ed emozionale di quello che trasmette il vino. Esattamente. E invece, cambiando discorso ma rimanendo comunque in tema, noi ci siamo conosciuti proprio in tempo di Covid-19 attraverso però i webinar ed è stata un'iniziativa che io ho molto apprezzato. E vorrei da te una spiegazione di come è nata questa idea, come si è sviluppata durante il lockdown, ma anche post lockdown, dato che il cambiamento del mercato ha influito tantissimo anche sulla comunicazione del vino. Assolutamente. Allora, premesso una mia parte di conoscenza e di mia formazione viene dal mondo scientifico, di fisica e quindi di tutta la parte tecnologica, e ha sempre abitato in me da quando ero adolescente. Poi ho sempre lavorato nel mondo delle tecnologie e sono sempre stato fautore della tecnologia, ma a un certo punto ho visto la tecnologia come un qualcosa che può essere un po' come il fuoco.
Ovvero, se tu ti ci avvicini ti scotti, se stai lontano sei freddo. Se Ok. trovi la giusta distanza, come il fuoco che ti tiene Diventa quel calore, un'energia. diventa un'energia. Quindi la tecnologia applicata nel modo corretto, ho anche pensato come applicarla qui all'interno della tenuta delle vigne. Infatti mira semplicemente a essere un sistema di monitoraggio per garantire il processo di qualità. Tutte Ok. le vigne hanno un'amministrazione meteo che fa una foto ogni minuto della vigna. Si crea in automatico tutto un video che ti fa la storia di un anno in 5 minuti. Ci sono delle stazioni meteo che rivelano la temperatura, il vento, tutto quello che succede, le piogge, che è importantissimo la pioggia, sapere Assolutamente sì. appena accaduta, perché tra l'altro sono tanti piccoli vigneti, un ettaro, mezzo ettaro, spostati all'interno dei 150 ettari della tenuta, e quindi può essere benissimo, in un punto piove, in uno no. Quindi sapendo Giustamente. questo sai anche quando fare il trattamento nel momento corretto. Quindi un'azienda comunque biodinamica, perché la definiamo biodinamica, volta al naturale, ma che ha comunque dietro le spalle forti della tecnologia, che è un aspetto fondamentale oggi delle aziende che vogliono comunque mettersi nel mercato italiano o anche estero. Sì, quindi puoi garantire il processo di qualità, avere un monitoraggio e quindi tenere un pochino tutto il sistema sotto una forma di gestione ottimale, perché poi anche grazie a questo tu puoi anche fare il giusto trattamento economizzando dal punto di vista anche di quello che impieghi, perché comunque quando usi un trattore inquini. Certo. Quindi in questo modo ottimizzi anche questo. Quindi la sostenibilità sostanzialmente, se andassi a monte, quando si parla oggi di sostenibilità, in realtà Definiamola. è, secondo me, la vera cosa è parlare di consapevolezza. Quando tu sei cosciente di qualcosa, allora sai come usarla. Se non lo sei, diventa Vai un complicato po' far nel buio, qualcosa. sì. Esatto. Quindi, quello più importante cos'è che stimola la consapevolezza? La conoscenza. La conoscenza avviene attraverso sapere quello che succede nel territorio, nel tuo territorio. Che sia Quindi che può avete essere il tuo mondo unito. delle tue amicizie o il mondo delle vigne. Non cambia nulla. Anche perché parliamo comunque di una vita che parla a modo suo, la natura parla anche in questo senso. Esatto. E quindi da qui. Da qui arriviamo poi al dunque dove abbiamo sempre, ho sempre creato con le aziende tecnologiche sistemi di comunicazione innovativi di ogni genere, no? E a un certo punto, oggi posso dire questo perché me ne sono reso conto grazie al Covid, poi con tutto il rispetto di quello che è successo, Sì. Sì. però mi sono reso conto che il vero problema della tecnologia non era la tecnologia, ma la conoscenza delle persone. Sì. Il Covid in qualche modo ha permesso di fare un salto in una massa critica di persone all'interno della nostra società all'utilizzo dei sistemi di videoconferenza e di tutto il resto. E Assolutamente quindi sì. è stato un acceleratore sostanzialmente. Nel bene e nel male, Sì, diciamo che ha smosso guardiamo il qualcosa. positivo, io amo guardare il positivo, poi ci sono anche tutte le altre cose a tenere presente, però di fatto questo ha permesso a molte più persone di diventare familiari, avere una webcam, un sistema di videoconferenza o così via. Quindi da qui l'idea qual è stata? Siccome già fatto in tante altre sale meeting importanti di tutta una serie di clienti, abbiamo creato un mini set che corrisponde a un teatro. Sì. Invece di avere il pubblico nel teatro, il pubblico era remoto. Praticamente abbiamo disposto tutta una serie di schermi dove il relatore vedeva in contemporanea tutte le persone, sia che fossero 20, 100, 500. Questo consentiva di avere la sensazione di relazione con un pubblico e quindi creavi una platea reale. Sì. Sì. Anche perché Quindi. si poteva interfacciare con il relatore, ci si potevano fare domande, abbiamo Esatto. degustato insieme all'azienda, quindi effettivamente è come se noi fossimo all'interno dell'azienda. Certo, mancava la bellezza di questo luogo, della natura, però sicuramente in un periodo di blocco ha aiutato anche a viaggiare con Sì, la ma poi mente. esatto, non è sempre possibile. Comunque, in ogni caso, uno spostamento ha un costo, tutta una serie di parti. Quindi, Assolutamente sì. qual è stato il punto chiave? Quindi, poter avvicinare, spedire il prodotto a casa di ciascuno e condividere un oggetto in comune. Cioè, tutti sotto hanno la stessa cosa e tutti sotto possono quindi dare, lo stessa, come si dice, La stessa avere la stessa esperienza. esperienza. Quindi condividere le esperienze che cos'è? È relazione, condividere l'esperienza è creare amicizia. Sostanzialmente da questo livello, da questo processo nasce la base dell'idea, dove oggi cosa diventerà? Abbiamo allestito nella cantina un piazzale che spero che potrete venire per fare degustazioni in cantina dove daremo qualcuno dei nostri salumi, così insieme ai vini. Ah, noi vi Quindi aspettiamo, insomma. abbiamo anche creato un kit col cestino da picnic che viene preso.
E quindi te lo porti via, vai dove vuoi, nei boschi, nel ruscello, in tutte le parti, e quindi con il kit salamini, formaggi e vino, Adoro. queste cose, quindi completo di tovaglietta, tutto. Però la cantina metteremo un punto fisso di telepresenza. Quindi quello che abbiamo visto su Degustiamoci Su sarà Sì. un punto che chiunque, a qualunque ora, negli orari di lavoro ovviamente delle Tempo persone, permessibile, sì. tempo, nel senso, in questo senso, sarà sempre aperto. Chiunque chiama entrerà nel piazzale della cantina. Se c'è qualcuno, parla con le persone lì. Se non c'è nessuno, parlano fra loro in rete. Lasceremo disponibile sempre questo canale permanente per gli appassionati del vino. Poi comunicheremo quali sono i dettagli per poter entrare e sarà un punto di condivisione sempre aperto a tutti. Quindi siete riusciti a sfruttare le vostre conoscenze di informatica, di comunicazione anche digitale, il periodo di lockdown, che è stato un periodo critico, con tutti i positivi, negativi, alti e bassi, e riuscire a trasformarlo in un nuovo format per l'azienda, una nuova wine experience, in un parco del Subasio che è veramente, veramente molto suggestivo. Quindi come riuscire a implementare quello che è il mercato comunicativo relazionale del vino, appunto offrendo alle persone anche un'esperienza, non soltanto l'assaggio, del vino, che poi il vino diventa anche specchio del territorio stesso. Esatto, e aggiunge l'idea permanente di contatto con chi lo produce, cosa che mancava fino ad oggi. Sì. Quindi permetto di dire, a prescindere dal Covid, è sempre mancato un contatto con chi produce qualcosa Sì. direttamente. In qualunque momento io prendo e posso chiamare e entrare nella cantina. Sì, ecco, E magari questa è un po' prima si l'idea. Esatto, acquistava il vino in lo avevi, cantina, poi dovevi così, però rispondere. mancava il rapporto con il Esatto. produttore. Grazie Andrea, perché Grazie a te. è bello conoscere quelle che sono le nuove idee, la nuova gestione delle cantine anche a livello comunicativo gestionale, ma sempre rimanendo immersi nella natura. Esattamente. Io adesso passerei non solo alla degustazione, perché altrimenti sembra che qui non si beve vino, ma si beve vino, ma anche a fare qualche domanda un po' più specifica per quanto riguarda il territorio ai nostri account manager Damiano e Vincenzo su quello che riguarda il territorio della tenuta Baroni Campanino. Ringraziamo Andrea, grazie Grazie a te, è ancora per stato un averci piacere, piacere a ospitato. voi. E ci vediamo alla prossima, Assolutamente soprattutto sì, con il alla kit del faremo picnic. infatti picnic con Gamay e Riesling la Vero, prossima, a perché noi comunque luglio. ricordiamo la tenuta alleva non solo Sangiovese e Grechetto, ma poi ne parleremo con il account manager, ma anche altri diversi vitigni, altre diverse espressioni che troviamo Piccole nei nuovi vini. quantità, però belle da degustare perché nascono in un luogo Con le loro interessante. espressioni. Esatto. Grazie Andrea. Grazie a te, a presto. Io adesso nel frattempo verso il vino, perché altrimenti è qua. Allora, quello che stiamo versando è il Grechetto 2018 in purezza e ne parleremo approfonditamente. E il Sangiovese 2017, 17. No, sempre in purezza, ma a cui poi abbiamo tanto da dire riguardo a queste due bottiglie. Noi abbiamo qui, come ho detto prima, gli account manager Vincenzo e Buonasera. Damiano. Grazie per Buonasera. questa possibilità di conoscervi nel profondo, nelle caratterizzazioni del vostro territorio. E vorrei subito parlare di un aspetto, di due aspetti dell'azienda molto particolari che vi contraddistinguono. Quando si parla di tenuta Baroni Campanino si parla sempre di biodinamico e di viticoltura enoica. Quindi che significa e cosa comporta? Quindi io vi lascio la parola, Vai, gestitevi su voi. Io nel questo frattempo degusto il Grechetto sorseggio. 2018. Allora, sicuramente ti ringrazio innanzitutto per essere qui e per aver creato il tutto. E viticoltura eroica è un argomento molto molto complesso e molto articolato. Quindi andiamo a parlare nello specifico di quello che è la Sì. nostra viticoltura eroica. Di erucità si inizia dalle pendenze, quindi ogni vigneto, come diceva prima Andrea, è un micro appezzamento, quindi anche questo
rende le varie movimentazioni di quello che è l'uva nel momento della vendemmia, oppure che è il trattore che va nel vigneto per fare le varie lavorazioni, i trattamenti o quello che siano le pratiche agronomiche. Ogni volta ci si deve spostare da quello che è il punto di rimessa a mezzi agricoli, diciamo. Quindi già questo è un bell'impegno, è una cosa Mamma bella, mia, bella è impegnativa, bello. assolutamente. Il bello è che comunque con questi Andrea. mezzi che girano per quelli che sono questi micro appezzamenti, sono mezzi diciamo calibrati e studiati per quelle che sono le pendenze dei nostri vigneti, che in alcuni punti, ad esempio in quelli del bianco che sta bevendo Eli, Un pochettino. abbiamo una pendenza anche del 70% in alcuni punti. Ci sono nello specifico quattro filari che sono veramente, veramente, come dire, Se ricordo bene, il grechetto, no? Si trova al assolutamente, 70%. assolutamente sì, assolutamente il grechetto. E questi quattro filari, per rendere l'idea, non sono praticabili con i mezzi agricoli, quindi ogni lavorazione che va fatta in questi quattro filari nello specifico va fatta solo e soltanto Manuale. manuale, quindi dalle gambe dell'uomo, ecco. Quindi anche quella è una cosa molto Beh, impegnativa. anche dal fisico Dal dell'uomo, fisico perché dell'uomo, soprattutto lavorare in i nostri pendenza vignaioli, infatti, sono 70%. belli, belli Belli robusti. pescanti, assolutamente sì. C'è un criterio di selezione molto, molto rigido in questo. Insomma, Quindi, palestrati. assolutamente sì, ben accetti, se no, no non ci si riesce. E questo cosa comporta però? La forte pendenza sì, causa comunque diciamo limiti Sì, o abbiamo anche complessità. delle difficoltà, Ed no? assolutamente sì, però porta all'irraggiamento del sole, quindi a intercettare, diciamo, una grandissima Quantità di sole. quantità di raggi solari. Infatti, ad esempio, nello specifico appezzamento di bianco, i bianchi vengono molto, molto carichi e molto robusti, perché l'uva ha il tempo e ha modo di maturare, Si di vede anche dal scaldarsi. colore, Assolutamente sì. sostanzialmente. Infatti anche il colore, gli aromi, anche la gradazione alcolica stessa è un indicatore molto importante del sole Dell'esposizione che ha preso. solare. Assolutamente sì. Quindi sì, è un grosso limite, ma però non si dice, scusate, però è una cosa che ha anche Tutte le un sue bel ritorno, peculiarità. assolutamente sì. Poi anche prima parlando si diceva che la viticoltura eroica non è soltanto il trattore in vigna o la difficoltà di entrare in vigna, comunque anche l'accessibilità del luogo ha dell'eroico. Basti pensare anche al semplice bancale che deve partire di spedizione, che è sempre difficile comunque trovare uno spedizioniere, un corriere che raggiunga Sia questi punti. disposto Assolutamente. ad arrivare. Quanti metri siamo sopra il Qua livello del infatti un mare, altro punto molto importante dell'eroismo è anche l'altitudine alla quale ci troviamo. Siamo vicinissimo al Monte Subasio, e il Monte Subasio considera che sono quasi 2000 metri di altezza, e quasi abbiamo dei punti in cui si arriva anche a 800 metri sul livello del mare. Quindi anche qui possiamo tranquillamente dire che abbiamo il vigneto di Sangiovese più alto del centro Italia, quindi è una peculiarità questa è una molto peculiarità interessante, unica assolutamente. quasi. Sangiovese d'altura, quindi, che troviamo anche nel Sangiovese 2017, rosso campanino, questo qua che vedete versato nel Adesso calice. degusto. Vai. E ecco, quindi se tu. Posso dire anche per chi viene a Certo, trovarvi, andrebbe assolutamente. messo negli annali degli eroi, perché noi ci siamo persi 2 o 3 volte Normale, per normale. raggiungervi. Però questo sottolinea anche l'aspetto naturale, no, dell'azienda, che non ha bisogno di dover andare a mistificare l'azienda, a renderla troppo, tra virgolette, permettetemi, umana, ma di lasciarla quanto più immersa in Nella quello che è natura, l'aspetto in quello naturale. che. Cioè, noi siamo nell'azienda in questo momento, ma siamo immersi nel verde. In particolare, cosa molto importante che poi noi ritroviamo nei calici, no? È anche che ogni vigneto è circondato dai boschi. E questo aspetto vegetale fresco poi lo Si andiamo ritrova a in quasi tutti i nostri vini. Mi assolutamente sì, è una cosa fantastica a mio avviso. piacerebbe farne un piccolo esempio. Esempio che il vignaiolo ci raccontava, ad esempio, come viene gestito il vigneto, no? Il vigneto, quindi, nei mesi estivi in cui c'è il grappolo in formazione, o comunque a maturazione o a maturità completa, essendo in un parco nazionale, quindi in un parco di abitata della caccia, qua la selvaggina è molto, Prolifica. molto prolifica, quindi cinghiali, caprioli, daini, ci sono
una tanti bambi grandissima qui selezione, intorno. assolutamente sì. E naturalmente l'uva è una cosa di cui vanno ghiozzi, soprattutto i cinghiali, che poi causano anche vari danni all'interno del vigneto, perché comunque Ghiotti, essendo cose ghiotti, zuccherine. esatto, e grezzi, diciamo, nei rustici, nei movimenti, vanno a causare gravi danni. E, il vignaiolo infatti ci diceva: a agosto andiamo a mettere una rete elettrificata per salvaguardare quello che è il prodotto. Già le rese sono molto basse a questa altezza, in più se ci mettiamo anche comunque degli attacchi Di come, di animali animali, selvaggi. appunto di animali selvatici, ci si abbassa ancora di più la produzione. E quindi vengono messe queste reti e quindi andiamo a salvaguardare quello che è il prodotto. Quando si vendemmia però si lascia sempre qualche grappolo ogni tanto, così almeno al momento che Vanno a il far filo festa elettrico, anche esatto, loro. perché alla fine il vignaiolo infatti mi spiegava: bisogna capire anche che ci siamo impossessati un po' di quello che è il territorio Del loro il loro territorio. territorio, Certo. quindi è anche giusto il lasciargli qualcosa. Quindi nel semplice grappolo che viene lasciato dalla maturità è un bel concetto, appunto, che esprime quello che è il concetto di sostenibilità, no? Poi quindi è una Assolutamente. cosa di cui si potrebbe parlare all'infinito. Comunque, ecco, è bello il ritrovare questo concetto in quelli che sono magari delle azioni, no? Un'interazione Esatto. tra l'umano e la natura, ma anche l'animale. Assolutamente. Invece per il biodinamico, Sì. qual è l'aspetto caratterizzante in generale del biodinamico come modus operandi, ma anche proprio dell'azienda? Allora, l'aspetto, noi cerchiamo, cioè noi seguiamo Sì. praticamente i principi base appunto della biodinamica, ovvero trattamenti chimici pari a zero sia in viticoltura sia nella fase appunto Dell'arancina. della cantina. Gli unici trattamenti che facciamo sono quelli a base naturale di ramo e zolfo, logicamente fungicida, perché effettivamente, diciamo, soprattutto, ecco, faccio una piccola parentesi anche sul mese appena trascorso. Era, diciamo, c'è stata una primavera abbastanza positiva, perché Sì. comunque marzo è stato molto caldo, aprile idem, quindi le piante hanno iniziato comunque a fiorire, si stava formando comunque quello che era il grappolo sostanzialmente. Giugno è stato un mese altamente negativo, perché? Perché La pioggia l'ha caratterizzata. la pioggia l'ha caratterizzata, quindi non dico che ha vanificato, perché per fortuna noi tendiamo a starci molto dietro, però tutti i trattamenti fatti precedentemente, diciamo, sono stati lavati da questa Certo, perché a pioggia. livello di ciclo è l'estate il mese, diciamo, Il della mese della maturazione del maturazione e sole. tutto, quindi diciamo che infatti questa sarà una vendemmia un po' con un punto interrogativo, Ah, vabbè. dal punto di vista, diciamo, qualitativo, Sì. soprattutto da quel punto di vista. Invece con le gelate che abbiamo avuto a inizio marzo, se non erro, Sì, avete utilizzato i decotti di valeriana o simile? Ok. anche poi fine marzo addirittura qui ha nevicato. Eh sì, Fine marzo infatti. c'è stata una nevicata, qui praticamente se venivate in quel periodo era tutto Bianco. ricoperto di neve, sia qui sia le vigne che sono più basse, quindi diciamo lì, però nel frattempo la pianta ancora non era proprio in fase vegetativa piena, quindi diciamo che non ha regato Siete molti riusciti danni, a siamo gestirla anche in riusciti quel a caso? gestirli, diciamo. Ok. E logicamente appunto come dicevo utilizziamo solo rame e zolfo, logicamente appunto per combattere la proliferazione di funghi Sì. principalmente, e poi come posso dire, come preparato principale della biodinamica noi irroriamo con il corno letame, Forno di letame, l'acqua dinamizzata. dinamizzata col corno appunto, cioè col il letame della mucca, ecco, messa all'interno del Ok. corno che poi si biodecompone sottoterra, viene presa questa torba dinamizzata in acqua e spruzzata sui filari. Quindi una gestione naturale dell'azienda, Ecco insomma. perché questo qui poi ci porta, ritornando poi a quello che troviamo nella bottiglia, ad avere vini che sono strettamente legati all'annata nella quale sono stati fatti. Certo. Noi, diciamo, di standard abbiamo solo le etichette, quello che dico io. Di standard abbiamo solo lo stile dell'etichetta. Poi l'interno cambia. Abbiamo l'idea, cioè determinati vini, appunto il Sangiovese che stiamo degustando adesso è fatto con una selezione di varie particelle di Sangiovese, le migliori di ogni Le migliori, vigna, diciamo di ogni ok. vigna che avevamo, ok, quindi questo vino verrà fatto sempre così. Però non riusciamo a garantire, logicamente, che il 2018 sia migliore, sia peggiore.
Ogni annata è figlia del suo ogni tempo. figlia a suo tempo. Non utilizzando appunto interventi chimici in cantina né tantomeno in vigna, noi siamo molto figli dell'annata. Quindi lieveti indigeni, anche per esempio in cantina. Fermentazione spontanea e cioè, per determinati vini in realtà proprio alcune annate quando non rispettano le caratteristiche non le facciamo uscire. Ah, giustamente, quindi per tenere alto comunque la quantità e Per la qualità del tenere prodotto. sì, l'alta la qualità, la vigna appunto che diceva Damiano prima, che è quella lì che abbiamo qui su di Sangiovese del Sì, Cru, ma infatti qui a nostra destra abbiamo la vigna la più alta, la la più Sangiovese. alta. Che pendenza? Qui siamo Qui siamo sui 40. 45, sì. Molto molto bella, vorrei farvela vedere perché comunque è affascinante, no? Nella sua caratterizzazione, anche perché a parte la pendenza, ma comunque è circondata da tantissimo verde, da boschi, da pino, no? Mildica, Sì, da quercia, quercia, quercia. tutto natura che poi andiamo comunque A a ritrovare ritrovare nel bicchiere. assolutamente nel calice. Tanto è vero che sia i bianchi che i rossi comunque hanno una linea di demarcazione a livello soprattutto gustativo che è improntata sull'acidità, sulla freschezza Sulla freschezza sostanzialmente. assolutamente, che io vado a confermare sia nel bianco Che né nel nel rosso. rosso. Sì, infatti io andrei adesso a parlare nello specifico dei nostri vini, in particolare allora del bianco abbiamo detto annata 2018. Come è Sì. andata la 2018, come è È andata? stata un'ottima annata, sia Ok. poca di produzione, non tanto di produzione, ma a livello Qualitativamente. qualitativo è stata un'ottima annata. Il Grichetto è il 5G, no, C. Sì. Io mi confondo con le antenne perché ormai con la filosofia complottistica è inside di tutti. Però c'è da dire che è la prima etichetta che voi fate, no? Giusto in Grichetto in purezza, perché fino ad ora era utilizzato in blendaggio. In blendaggio, sì. E come mai la scelta di ritrovare appunto un Grichetto in purezza qui ad Assisi? Allora, scusa. Allora, innanzitutto il Grichetto è una vigna, il bianco in generale è una vigna abbastanza giovane tra le altre, Sì. quindi un po' è dato anche, smontiamo un po' la filosofia, però è dato anche un po' dal fatto che non si aveva una quantità di produzione sufficiente per fare una linea di vini Quindi bianchi. avete aspettato la Esatto, maturità della vigna assolutamente sì. stessa. Quando è arrivata comunque diciamo a pieno regime di produzione, quindi si aveva una buona resa per ettaro, abbiamo improntato appunto la produzione anche tirando fuori linee di vini bianchi, che al momento sono tre: Sì. un bianco base, un grechetto in purezza e addirittura un Riesling, sempre in Bianco purezza. base che è di Bianco base siamo su vitigni umbri, così come col grechetto, e siamo su Trebbiano e Malvasia. E, sempre annato 2017 e l'annata successiva abbiamo il Grichetto è arrivato comunque a pieno regime come produzione e ci abbiamo tirato fuori appunto queste circa 3.000 bottiglie se non sbaglio di di Grichetto? No, di Grichetto meno siamo un po' di una mia cosa sopra i mia 1.000, a metà è vero, mi 1.200, 1.300. quindi Nel limitatissima 2018 del parliamo, 2018. Esatto, 19 qualcosina in qualcosina più, in più che 19, siamo vabbè, sui 13 e esatto. E quindi anche lì ti fa capire la tiratura limitata di un'etichetta che è data sia dalla resa per ettaro bassa, qua si parla di 30 quintali per capirci, in un'azienda convenzionale comunque biologico in pianura, a fondo valle o anche collinare comunque, siamo sulle 60, 70, ci si arriva bene tranquillamente. Quindi già avere la metà della produzione per ettaro già è anche lì un po' di Una eroismo c'è, sfida sì, anche, no? assolutamente. E Grichetto, una bella sfida, vi auguro di assaggiarlo perché secondo me vale molto la pena per capire quello che è il Grichetto. Anche prima facendo degustazione parecchi hanno detto sembra proprio il chicco di uva, quindi a me piace molto perché è piena espressione di quello che è il prodotto uva e quindi sì, il prodotto del vitigno. Ha tutte le peculiarità del Grichetto, no? Che possono essere anche il finale amandorlato, che ricorda appunto il Grichetto, ma al tempo stesso ha anche la particolarità di avere tutto un bouquet non tanto fruttato, ma che va a declinarsi sul fiore, sul vegetale, sul boschivo, sul verde, molto fresco, molto. E io aggiungerei anche una gradevolissima, un'elegantissima sapidità che a questo punto è dato anche dal Dal tipo di terreno, terreno, dal sì. tipo di terreno, che si differenzia anche in questo contesto
dai diversi appezzamenti, perché abbiamo, ripetiamo, sono micro appezzamenti per ogni vitigno, cioè abbiamo la tipologia sia per il sangiovese, per il grechetto, in particolare il grechetto o comunque a grandi linee per il bianco è argilla con, mi diceva prima Damiano, comunque con gli elementi insorgivi, no? Assolutamente. Perché siamo in vicinanza del fiume Tescio. Sì. E tutta questa mineralità elegante, finissima, si va a ritrovare tutta nel calice, sia a livello olfattivo che gusto olfattivo, oltre a parlare anche di una lunghissima persistenza dopo la deglutizione, sì, almeno per quanto riguarda il bianco. Mentre per quanto riguarda il nostro Sangiovese, la particolarità è... Introduco, poi ti lascio. Sì, no, 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 già. Perché è affascinante, è che ci troviamo a un Sangiovese in purezza, del tutto particolare, nonostante al naso si possa riconoscere le sue peculiarità, ma abbiamo un blend di due diverse vendemmie dello stesso anno, chiaramente. Una, diciamo, tra virgolette classica, ma poi vi spiegheranno classiche, e una un po' più tardiva. E questo cosa ha implementato nel prodotto finale? Questo soprattutto ha influito sia sulla persistenza gustolfattiva, ma sul proprio, sulla materia, sì, diciamo, sul corpo del Sangiovese, scusate, soprattutto quello che ci confrontavamo prima sul colore, perché il Sangiovese, il nostro Sangiovese è comunque praticamente impenetrabile, cosa molto inusuale per un vitigno di Sangiovese in purezza. Ci sono anche altri fattori che intervengono, appunto, come dicevamo, sempre la composizione. Scarico, non il colore, il Sangiovese. Sì, di solito il Sangiovese è abbastanza scarico, molto trasparente, un classico rosso rubino, sì, mentre il nostro, non so se si riesce a vedere, comunque è impenetrabile. È scarico quello umbro, anche rispetto sì, magari ai romagnoli, piuttosto sì, che ai toscani, piuttosto che altri Sangiovesi. Però in purezza comunque di solito si riesce a vedere attraverso sì, il vino, praticamente, cosa che è quasi impossibile con il nostro, sostanzialmente, dovuto appunto a questa doppia vendemmia, perché come dicevamo la vigna di Sangiovese è quella più diffusa, sì, abbiamo 11 ettari complessivi anche appunto del cru di Sangiovese, quindi essendo da altitudini che vanno dai 500 fino agli 800 metri è normale che ogni vigna abbia il suo microclima e quindi abbia un suo periodo di maturazione o meno, sostanzialmente. 11 ettari divisi tra Sangiovese, Gamay, Grechetto, Riesling, Malvasia. No, è complessivo, no, è 11 ettaro solo di Sangiovese. 11 ettaro perché solo tutto di è il 14 ettaro. In tutto 14, sì, quindi comunque, come diceva prima Vincenzo, la stragrande maggioranza della loro produzione riguarda il Sangiovese. Sangiovese, sì, sì. E in più, appunto, una piccola particolarità di cui avevamo discusso anche in fase di degustazione, diciamo che come tutte le cose belle, magari anche questo vino è stato un'eureka, cioè è stato fatto e selezionato secondo questi criteri. Okay. Però poi c'è stata quella cosina in più in fase di affinamento che gli ha donato quello che è. Il discorso che appunto dopo una macerazione, nel momento in cui si è andata a svinare la vasca, avevamo libera praticamente una vasca un pochino più piccola che è stata tutta riempita da mosto fiore. Quindi diciamo questo vino è fatto principalmente, sostanzialmente, solo ed esclusivamente da mosto fiore. Quindi non gli è stato riaggiunto la spremitura della vinaccia come si fa di solito con i rossi. Sì. E quindi ha permesso appunto... Questo qui gli permette di sviluppare sto bouquet, soprattutto olfattivo, che risalta simile molto a un bianco. No? Molto un bianco, sì. Molto... Anche appena aperto, comunque il vino ti pervade di profumi. Molto fruttati, sì, molto sì, un frutto dolce, delicato, ma comunque elegante, no? Nel è molto suo elegante. Carattere. Poi quando si apre e si va a evolvere, appunto viene in questo momento che io ce l'ho nel bicchiere, appunto... Mi è venuto fuori la nota boschiva e di selvaggina nell'evoluzione. Queste note un po' boisé, no? Sì, del vino, molto eleganti, che ricordiamo, nel bianco abbiamo acciaio e bottiglia. Certo. Quindi che rimarca tutte le peculiarità, no? Del vitigno proprio.
riconoscibile, riconoscibilissimo, anche Camille Sangiovese che fa invece cemento. Cemento, sì, fa affinamento in cemento. No. Quindi tutte le note terziarie sono date comunque dal vitigno stesso nel suo, ricordiamo, 2017. Sì, nel suo evolversi. Giovanissimo, ma comunque ha tutte queste belle note molto eleganti, molto fini, che sicuramente andranno ad evolversi, perché Sangiovese comunque ha tutto il suo tempo di evoluzione, rimanendo comunque molto elegante. Sì. Bene, io ho fatto un bel carico di Sangiovese e di Crichetto oggi, ne sono molto felice. Siamo contenti, grazie per avermi invitato. Grazie a voi. Tra l'altro, un altro vino che io molto apprezzo è il loro rosé, di cui ho parlato sul blog wine.it, sempre da Sangiovese. Sì. E poi c'è la linea, definirei classica. Linea, sì, sì, diciamo base, noi la definiamo dei commercialmente. Rossi e dei bianchi. Ringraziamo ancora una volta l'azienda per averci invitato a questo evento, la nuova presentazione delle etichette Crichetto 2018 e Sangiovese 2017. Aspettiamo l'evolversi dei cambiamenti comunicativi digitali, ma anche del prodotto. A questo punto io vengo a fare vendemmia. Vengo a fare vendemmia. Va bene, a settembre. Assoldata. Sono assunta, grazie. E grazie ancora, ragazzi. Grazie a grazie voi, grazie all'azienda. A te. E seguiteci su Radio Wine Design e i vari canali adesso connessi. Grazie. Grazie mille. Grazie.